Sì, è una grande soddisfazione perché ricominciare dopo questi 3 mesi un po' particolari che tutti abbiamo vissuto con una partita importante, con una vittoria così importante qua allo stadio, comunque è una bella soddisfazione. I ragazzi se lo sono meritato, anche se siamo partiti un po' contratti, poi piano piano, man mano la partita andava avanti, ci siamo sciolti e abbiamo fatto una buona gara. Quanto è stato difficile ritornare in campo, giocare una partita e soprattutto una partita che valeva un trofeo? Allora, sicuramente c'era grande voglia, non si vedeva l'ora di ritornare in campo. C'era un po' da gestire la parte emotiva di questa partita, perché comunque non giocare 3 mesi, non avere il riscontro del campo per questi ragazzi era difficile capire, anche per noi dello staff era difficile capire a che punto eravamo, la condizione. Però, ripeto, ci siamo allenati bene, l'hanno approcciata un po' con troppa tensione, ma poi è andata via liscia. Il gol di Cortinovis, poi il pareggio loro, poi due perle, due gol, il 2-1 e il 3-1, eccezionali. Sì, è stata una partita equilibrata, perché anche la Fiorentina ci ha messo in difficoltà e sicuramente sapevamo che sarebbe stata così. Poi dopo, una volta che abbiamo preso in mano il gioco, insomma, abbiamo avuto tratti dove abbiamo giocato bene, poi dopo giocatori bravi ce li abbiamo, quindi le nostre qualità, le nostre individualità, sono uscite e alla fine è andata bene così. E adesso c'è il campionato perché si ritorna in campo anche in campionato. Sì, adesso ci aspetta un tour de force perché abbiamo 10 partite nell'arco di una quarantina di giorni, ma ben vengano perché insomma, non vediamo l'ora di giocare, i ragazzi hanno bisogno di fare esperienza e l'esperienza la si acquisisce soltanto giocando.